Durante il Concilio Vaticano II, i 2400 vescovi erano ispirati dallo Spirito Santo, per cui lavorarono in santità, in amicizia e per la religione e l'uomo comune. No. Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Per esempio, dal diario dei lavori conciliari del settimanale cattolico francese DICE, 19 novembre 1964. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. L'aula conciliare entra in subbuglio. Alcuni padri esplodono in collera. Nella basilica, in effervescenza, si formano dei gruppi, circolano petizioni, ci si accapiglia, scorrono frasi violente e colleriche. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Salve indagatori, detesto le contraddizioni. Ho scoperto una contraddizione eccezionale che presenterò in un altro canale e della quale voi potrete diventare dei promotori. In questo canale vi preparo con delle contraddizioni veloci. Via con l'indagine. Gennaio 2022. La percezione dei diritti proviene dalla Bibbia, non dalla Costituzione. Bam. Nel 2020 l'Italia è chiaramente decaduta dalla democrazia alla lobbycrazia. Cioè, gruppi privati stranieri controllano la politica nazionale e la situazione complessiva è no Costituzione, no Parlamento, no informazione, no cure mediche, no giustizia, no sviluppo economico. Ciò non sarebbe avvenuto se l'uomo comune fosse stato cosciente che il proprio valore individuale era identico a quello di tutti i dipendenti pubblici, i quali, a partire dal Presidente della Repubblica, sì, è un dipendente pubblico, anch'esso, avrebbero dovuto lavorare per garantire la Costituzione, il Parlamento, l'informazione, le cure mediche, la giustizia, lo sviluppo economico. Fino agli anni Ottanta, gli italiani si riunivano in associazioni per promuovere e difendere i propri interessi. Dopo, a partire dagli anni 90, non l'hanno più fatto. E ciò ha portato al decadimento prima della democrazia e poi dell'economia. Ciò che è mancato all'uomo comune italiano è stata la percezione dei diritti naturali individuali, come il diritto all'espressione pubblica del pensiero, il diritto alla giustizia, all'informazione, alle cure mediche, all'aiuto delle forze dell'ordine, ma anche il diritto al benessere, a fare una famiglia, al lavoro indipendente. Il risultato è che 40 anni dopo gli anni 80, in Italia tutti questi diritti sono stati fortemente ridimensionati.
Da una parte, ciò è avvenuto certamente per colpa delle grandi lobby economiche che al di sopra del Parlamento e del governo decidono la vita del popolo. Di cui un esempio è il protocollo paracetamolo e vigile attesa del peggioramento, che è identico in moltissimi stati. Tuttavia, la maggiore responsabilità della fine dei diritti e della democrazia in Italia è della maggioranza del popolo, a causa della sua depressione spirituale. Sì, c'è anche la consistenza spirituale delle persone. Non ci sono solo le idee politiche. L'uomo comune italiano non percepisce più i diritti naturali personali perché ormai crede che questi provengano dal governo, dal Parlamento, dal partito votato. Così, qualunque limitazione dei diritti queste entità decidano, l'uomo comune italiano le accetta. Alcuni con rassegnazione, altri addirittura con approvazione. Non così erano gli italiani fino agli anni Ottanta. Ci sarà un perché. Prima degli anni Ottanta, già da molti decenni, l'uomo comune italiano aveva cominciato progressivamente a perdere fiducia nella religione, perché la riponeva sempre più nei partiti politici, specie nei partiti di massa. Siamo agli inizi del Novecento. Così oggi tutti credono, tutti hanno letteralmente fede che i diritti umani provengano dall'illuminismo, dalle obbedienze massoniche, dalle costituzioni, dai partiti, dalla democrazia, dall'informazione e da chissà cos'altro. Ma sono in errore, perché tutte le persone che hanno dato forma all'illuminismo, ai partiti, alle democrazie, alle costituzioni, alla Carta dei diritti dell'uomo, eccetera, vivevano in un ambiente fortemente religioso, in cui il cristianesimo informava ogni aspetto della vita dell'uomo e delle filosofie e delle ideologie, dove anche gli atei comunisti erano dei cristiani in forma passiva. E, di fatto, l'illuminismo, le obbedienze massoniche, l'ateismo, il comunismo, i sistemi democratici occidentali, ossia quelli nei quali i partiti perdenti sono comunque presenti in Parlamento, tutti questi si sono realizzati solo nella civiltà cristiana. Perché solo il cristianesimo fornisce all'uomo la percezione della libertà anche contro la religione, contro la Chiesa e contro Dio. Infatti, in ambito islamico, induista, eccetera, non c'è stato alcun movimento illuminista, o antireligioso, o materialista, o scientista. Ma tutti hanno
copiato e adattato quanto generato dalla civiltà cristiana. Pol Pot, Mao Zedong, eccetera. Dunque, sì, in un uomo la percezione dei diritti individuali proviene dalla religione. Ora, la Bibbia è formata da 2500 pagine, ma l'essenziale della religione, come già detto nell'indagine precedente, vede al primo punto l'intervento di Dio a favore dell'uomo comune. Vi sono tre esempi nella Bibbia. L'episodio della salvezza del popolo degli schiavi dal popolo egiziano. Gli episodi di guarigioni ed esorcismi individuali compiuti da Gesù. L'episodio della salvezza degli uomini dal peccato, secondo l'interpretazione di San Paolo. In tutti i casi, Dio, che è il re dei re, l'imperatore degli imperatori, il monarca dei monarchi, il potente dei potenti, insomma, l'essere più importante che esista, agisce direttamente a favore degli uomini sfortunati, anziché di quelli fortunati. Questi sono i tre esempi che forniscono ad ogni uomo di ogni tempo la percezione dei diritti personali, perché insegnano a ciascun uomo sfortunato che ha il diritto dell'intervento di Dio a proprio favore contro le proprie sfortune. Di conseguenza, l'uomo comune sviluppa la pretesa che pure gli uomini potenti e le organizzazioni, democrazia, partiti, eccetera, facciano come Dio. Visto, la percezione di diritti proviene dalla Bibbia. È dimostrato. Amen. E, come si constata, la religione biblica provoca potenti conseguenze in campo sociale e politico. Amen, amen. E indagatore, qua c'è il prossimo video.